Un saluto alle amicizie. In questo tutorial vedremo di risolvere un problema particolare presente sul sito www.soccorritori.it. In particolare nella sezione di accesso con username e password al forum. Il problema particolare è che questo sito non permette di salvare le credenziali di accesso e quindi ogni volta che entriamo su questo portale per essere autenticati dobbiamo reinserire di nuovo username e password. In realtà esiste qui sotto a questa immagine, di questa pubblicità, un pulsantino ricordami che però non si vede appunto perché è coperto da questa pubblicità. In particolare nei giorni precedenti la pubblicità era differente, l'immagine era più piccola, il pulsante si vedeva ma non era comunque cliccabile perché questo layer nasconde la possibilità di cliccare su quel pulsante ricordami. Vediamo allora come risolvere il problema un'unica volta, quindi riuscire a cliccare su quel pulsante, dopodiché una volta inserito username e password ci troveremo per sempre autenticati all'interno del portale, quindi possiamo uscire e rientrare senza dover reinserire le nostre credenziali di accesso. Useremo per risolvere questo problema un plugin di Mozilla Firefox chiamato Firebug. Per installare Firebug basta andare sul sito getfirebug.com, cliccare su install e automaticamente il plugin verrà installato all'interno di Mozilla Firefox. Una volta che il plugin è installato, vediamo come risolvere il problema. Andiamo sul sito di soccorritori.it, premiamo F12 e attiviamo il plugin. Andiamo qui per selezionare un elemento nella pagina e cerchiamo di selezionare l'immagine. In realtà il problema non si trova all'interno dell'immagine, ma si trova nel div che ha classe AD Global Header. Quindi andiamo qui sotto, risaliamo un pochettino e selezioniamo l'intero div. Andiamo qui negli stili, clicchiamoci, tab, e inseriamo un nuovo attributo del CSS AD Global Header, l'attributo display, e lo mettiamo a none. Tab, ed ecco finalmente, magicamente, il pulsante ricordami, visibile e cliccabile. A questo punto inseriamo username e password, accediamo e automaticamente il portale, da questo momento in poi, si ricorderà di noi. Et voilà.